Bella Vappers, un saluto da Fabric Crowd, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una novità in casa Smoke, una novità che voi sicuramente avrete già visto sui vari gruppi, mercatini, shop, negozi, eccetera, eccetera. Il TFW12 by Smoke, edizione standard. Andiamo a vederlo da vicino e tiriamo poi le varie conclusioni, pareri, eccetera. Ciao ragazzi. Ragazzi, allora andiamo a vedere più da vicino il TFW12. Lo andiamo ad aprire. Magari c'è qualcosa per staccarlo. Più difficile di quanto pensassi. Ok, ce l'abbiamo fatta dopo un'ora di litigio assoluto. Allora, questo qui lo vedremo dopo. Vediamo la confezione. Parte frontale uguale ai predecessori TFW8, eccetera, Cloud Best King TFW12. Queste qui sono le testine che troveremo all'interno. Abbiamo una W12 T12, abbiamo una W12 P4 e una W12 Q4. Questa qui è la testina più performante, che dovrebbe essere una 6 coil. Parte frontale con il codice a barre con alcune indicazioni, parti laterali vuote e vediamo le caratteristiche interne della confezione. TFW12 Tank, le tre testine che vi ho già detto, con la T12 W12 già montata all'interno. Poi abbiamo un tubo di un vetro di ricambio, manuali e spare parts. Qui ci sono tutti i vari codici per l'autentificazione del prodotto. Andiamo ad aprire. Ta-da! Allora, ragazzi, eccolo qui. All'interno troviamo sempre la nostra classica bustina anti-umidità. Prima di farvi vedere il tank, vediamo cosa troviamo all'interno. Classico manuale di istruzioni. Sempre un tagliandino per l'originalità del prodotto. Questo qui è il secondo vetro. Vabbè, senza che vi sto a far vedere tutto, vabbè. Qui ci sono tutti gli O-ring, il ferma cap del refill. E poi un attacco 5-10 per chi ama i drip tip piccolini. Una fascetta estetica in gomma, molto carina. Best King, bello il colore bianco, nero e rosso. Altre sali da bagno. E poi andiamo alle testine. Eccole qui, questa qui è
è la testina da 0,15 ohm. Allora, loro scrivono 60-200 watt di spinta, solo che è consigliato magari spingerlo, vediamo se riesco a vedere meglio. Scusate un attimo. È consigliato spingerlo da 90 a 130 watt. Vi faccio vedere un po' le dimensioni. È una testina da 20 mm di diametro e di lunghezza abbiamo 26/27. Vediamo la seconda testina. Questa qui invece è una 0,15 60-190 di picco, diciamo, di spinta, però è consigliato spingerlo dai 90 ai 160 watt. È una single coil, però diciamo doppiata, una parallel. Vediamo un po' la grandezza della coil. Abbiamo una grandezza interna della coil quasi da 10 mm, diciamo sono 8 mm. Ok, possiamo riporre il tutto. Comunque confezione molto ricca, all'interno troviamo davvero di tutto, come siamo stati comunque abituati a vedere sui prodotti Smoke. Allora, finalmente eccolo qui, il tanto atteso TFW12. Questa versione è una versione standard. Allora, versione standard perché è stata la prima versione ad uscire solamente con testine non rigenerabili. Per lo più, diciamo, negli altri stati del mondo o nei vari shop, possiamo trovare al massimo qualche pezzo di advanced kit, cioè sono dei kit che invece di avere le testine hanno gli RBA, dual coil e trial coil. Però diciamo che quelli che sono più quelli che sono stati prodotti in larga scala sono gli standard per il momento, cioè solo a testine. Le colorazioni disponibili sono 4: silver, nero, gold e 7 colori, cioè rainbow, praticamente tutto colorato. Ma le versioni disponibili in Italia sono solo per il momento silver e black. Questa qui è una versione silver. Vediamo un po' le dimensioni. Allora, la base è 25 mm, però poi se andiamo sulla parte del vetro diventa sui 27/28, perché per come è stato costruito l'Atom, se voi potete notare, abbiamo un lieve scalino su questa parte qui per poi allargarsi e poi restringere sulla parte superiore. Questa, diciamo, particolarità del TFW12 è stata, diciamo, fatta per ospitare ben 6,5 ml di capienza. E in più possiamo anche montare testine molto più grandi, anche perché il TFW12 monterà RBA da trial coil rigenerabile. I fori aria sono estremamente grandi, a differenza del fratellino minore TFW8, qui hanno adottato dei fori aria molto, ma molto più grandi. Abbiamo la classica regolazione dell'aria senza nessun blocco, cioè ha il giro infinito,
può essere una cosa che piace come non piacere, per una questione che magari quando lo andiamo a smontare a volte rischiamo che giriamo sempre a vuoto la rotella, ma sono piccole cose. La parte inferiore del lato, classico smoke, disegnato da Smoke col marchio CE. Vediamo un po' il drip tip, grandezza interna. Scusate se ho questo strumento molto 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 antiquariato, ma ok, siamo sui 10 mm interni. E sui 15 mm esterni. Scusate, devo correggere i dati. Ho sbagliato comunque a visualizzare, anzi a regolare. Sono comunque 14 interni e 15 esterni, giustamente, per una questione di diametro. Infatti mi stavo spaventando che ho detto scusa, come mai dentro i 10 e fuori i 15? L'avevo preso comunque male il calibro. Vediamo, togliamo il drip tip. Potete subito notare la differenza del camino dal TF vuoto. Abbiamo un camino molto ma molto più grande per aumentare il flusso dell'aria. Maledetto strumento infernale. Abbiamo una camera, cioè un camino da 8 mm. E vi faccio vedere naturalmente la classica apertura brevettata da Smoke con un foro refill finalmente più grande. Finalmente ci può entrare anche una pinza all'interno. Finalmente hanno deciso di fare qualcosa di comodo, a differenza del TFV8 che purtroppo era scomodo, che ci perdeva da tutti i lati perché il foro era troppo piccolo. All'inizio naturalmente un po' difficoltoso chiuderlo perché è nuovo. Vediamo la testina che monta l'interno di questo Atom. Eccola qui, ragazzi, la famosissima testina da 6 coil. Questa qui diciamo che è la rivelazione ultima di Smoke, queste testine molto performanti. È una 0,12 ohm che può essere spinta dai 90. Scusate ragazzi, ma io sono un po' cieco. Scusate, dai 60 ai 300 watt, ma è consigliato massimo 130-200 watt perché risulta davvero molto molto caldo se lo spingiamo superati i 250 watt. Infatti a volte non capisco perché vengono fatti, diciamo, sistemi così estremi, ma non si può andare troppo oltre. Allora, lo inizializziamo con questo liquido qui, il Big Fat Juice. È un Custa Berry, vaniglia, custard e fragola. Un ottimo, un ottimo prodotto. 120 ml di pura bontà. Come primissima cosa, per chi non lo sapesse naturalmente, come primissima cosa bisogna sempre andare a bagnare bene la testina per fare in modo che tutte le coil siano ben bagnate. Questa è una prassi di rito per ogni testina che noi andiamo a mettere, per ogni testina nuova che noi andiamo a mettere. Perché così facendo evitiamo steccate, eccetera.
Ok, ci siamo quasi. Ok, andiamo a richiudere il tutto. Serriamo tutto bene. Chiudiamo l'aria. Apriamo la parte del refill e carichiamo tutto il tank. Ok, abbiamo riempito quasi fino all'orlo. Chiudiamo il tutto ed è pronto, ragazzi. Smoke TF V12 pronto. Adesso lo andiamo a provare e diamo le considerazioni finali per quanto riguarda questo nuovo Best Cloud King firmato Smoke. A dopo, ragazzi. Allora ragazzi, ci siamo. Le considerazioni finali di questo fantastico Atom firmato Smoke. Eccolo qui, io l'ho montato su una Maxo perché comunque è un Atom che ha bisogno di tanti tanti watt. È l'unica box al momento abbastanza potente che ho è questa qui, è una 300 watt. Allora, Atom abbastanza importante come dimensione. È un Atom che comunque abbastanza grande. Con questa mod abbiamo un'arma in mezzo alle mani, quindi diciamo tutto sommato non è una, diciamo, una box per tutti, anzi una configurazione per tutti. Ripeto, l'Atom mi è piaciuto il design, diciamo bella questa parte, questa griglia un po' più sporgente, dà l'impressione all'Atom di essere un Atom potente e ben fatto. La costruzione, senza nulla togliere, è sempre ottima. Smoke su questi prodotti qui fa sempre il suo dovere, perché comunque parliamo di prodotti abbastanza, diciamo, commerciali, quindi complimenti per quanto riguarda la realizzazione. A volte troviamo materiali anche più scarsi su prodotti che costano molto, molto di più, quindi è già un buonissimo inizio per questo Atom qui. Allora, all'interno ho montato la testina che era già all'interno, la 012, quella, diciamo, la testina prepotente, diciamo così. E ricordatevi sempre un rodaggio iniziale, magari lasciate un po' di liquido, riempite tutto il tank, lasciatelo per una decina di minuti, così nel frattempo le colle vengono impregnate bene, perché è molto importante, la prima attivazione è molto importante perché se sbagliamo i primi passaggi la testina la dobbiamo già buttare. Se iniziamo già a bruciacchiare l'ovatta, la testina inizierà a dare già dei segni di squilibrio, quindi tenetelo più tempo possibile immerso nel liquido e poi iniziate a utilizzarlo. Allora ragazzi, io la sto spingendo sui 120 watt, che è praticamente la modalità consigliata per iniziare. Liquido ve l'ho fatto già vedere, il Custa Berry, molto molto buono. Facciamo una prova di svapo. La box mi legge 0,11 ohm, spinta a 120 watt. Come potete notare, la densità del vapore non è molto elevata per una questione che l'aria è veramente molto molto aperta, quindi difficilmente abbiamo un tiro contrastato con un'elevata, diciamo, cremosità del vapore. Io infatti lo stavo utilizzando con l'aria, diciamo, quasi su metà e già il discorso cambia. Poi naturalmente dobbiamo andare ad alzare i watt, ma per il momento vi faccio vedere così. Già iniziamo a ragionare. L'Atom, diciamo che con questa testina scalda un po' e sto solamente sui 120. Proviamo a spingerlo sui 160.
160 watt, sempre con l'aria tenuta a metà. Così iniziamo ad avere molto molto flavor e il vapore risulta molto più caldo e più elevato. Diciamo che il calore è, diciamo, non molto basso, diciamo che l'atom scalda perché la testina è veramente molto importante e ha bisogno di molti watt. È una testina che secondo me deve essere usata in modo abbastanza, diciamo, tranquilla, magari per chi si vuole divertire un po'. Però, ripeto, non è una testina per quanto mi riguarda, non fa per me, perché comunque bisogna usare molti molti watt, rischiamo comunque di portare box con quattro batterie, rischiamo di stare subito a terra con le batterie e calcolate che sto a 160 watt, ma può ancora andare oltre perché comunque il vapore non risulta ancora molto aggressivo e molto caldo. Proviamo ad alzare a 200, 200 watt, apriamo tutta l'aria. Adesso diciamo iniziamo veramente ad avere la vera potenza di questa testina. La resa aromatica è eccellente, cioè la resa aromatica è ottima, sentiamo tutte le sfaccettature del liquido che abbiamo all'interno. Il calore inizia a farsi sentire, diciamo che in bocca iniziamo ad avere un calore un po' più elevato del solito. Ecco perché alla fine loro consigliano di stare massimo sui 200 watt, perché se poi andiamo oltre risulta veramente troppo troppo caldo. Proviamo ad alzare a 250, andiamo oltre, già che loro dicono che può essere spinto fino a 300. Andiamo a 250. Non male, ma troppo estremo, troppo estremo. Rimaniamo sui 190, che secondo me è il giusto compromesso. 190, 190, stiamo praticamente a 4,53 volts, quindi stiamo abbastanza nel range. Mi ha sorpreso molto la resa aromatica, sarà che comunque è abbastanza normale, avendo comunque 6 coil, la resa aromatica si sente tantissimo. Il liquido è strabuono, dentro qui prende tutte le note della vaniglia e della fragola. Va bene. L'attivazione è abbastanza immediata, la testina risponde molto bene al wattaggio che noi gli diamo. L'atom comunque si sesta su un calore abbastanza tranquillo. Niente ragazzi, allora parliamo dei pregi e dei difetti. Allora, pregi, qualità costruttiva, davvero eccezionale per il prodotto e per il costo che ha. Bello il design mi piace molto, è un design, diciamo, anche se già visto, ma rivisitato in modo tale che piace. Altra cosa che, diciamo, top della Smoke è il sistema refill col tappo che si apre a rotazione. Drip tip finalmente abbastanza grande, con un camino più grande, quindi passa molta più aria. E niente ragazzi, per il resto ottimo, ottima la capienza. Diciamo che svapando a 190 watt, diciamo il liquido rimane ancora all'interno, non è molto assetato di liquido. E niente, i difetti.
Parliamo dei difetti. Allora, forse estremamente arioso, forse un po' troppo arioso. Avrei preferito forse che magari invece di avere due asole ne facevano quattro per poter comunque convogliare meglio il flusso dell'aria. Però più che difetto parlo di una questione, diciamo, personale per quanto riguarda questi tipo di tank. Purtroppo l'Atom con questa testina scalda un po' troppo. E niente, altra cosa che magari avrei preferito in questa nuova versione è un drip tip un po' più di qualità o diverso, perlomeno magari leggermente più basso, ma di poco. È fatto magari con un design un po' più carino, perché è vero che va benissimo questo drip tip, magari ne troviamo tanti sui vari siti cinesi che possiamo adattare di colori diversi. Rimane comunque un Atom che nel design magari l'unica cosa che pecca è il drip tip, perché il design è molto bello, ma quel drip tip stuona un po'. Diciamo, non sono proprio veri e propri difetti magari costruttivi, però queste piccole cose che fanno sì che l'Atom raggiunge magari la perfezione. Niente ragazzi, è consigliato perché comunque il prezzo è abbastanza abbordabile. Nella versione standard troviamo solamente le testine, magari poi gli shop avranno anche le versioni RBA con la trial coil e la dual coil rigenerabile, e poi magari ci sarà un prossimo video con le testine rigenerabili, però questa qui come resa aromatica, come flavor, come vapore è veramente alto. E niente ragazzi, tutto qui. Grazie per avermi seguito. Scusate per delle piccole incomprensioni, ma è un prodotto che ho testato subito per voi, non l'ho testato prima, l'abbiamo aperto insieme, l'abbiamo visto insieme. Spero vi sia piaciuto il video, ci sentiamo alla prossima recensione. Un abbraccio grande a FabriCloud e mi raccomando, seguitemi sul gruppo VCA Vape Club Academy. Scusate se magari sono un po' distratto dai messaggi che mi arrivano sotto i vari video, ma purtroppo devo gestire un po' troppe cose. Alla prossima, ciao ragazzi.